Buongiorno, buon lunedì, benvenuti all'appuntamento settimanale del TG Track. Stop al trasporto merci tra Serbia e Kosovo, Pristina blinda il confine. Il Kosovo blinda le frontiere dopo l'arresto da parte serba di tre poliziotti kosovari e stop al trasporto merci. Frontiere blindate tra Serbia e Kosovo, le merci provenienti dalla Serbia non possono entrare in Kosovo. Stesso discorso per i camion, indipendentemente dal fatto che siano vuoti o che trasportano merci da un altro paese. Il divieto vale per tutti i mezzi pesanti con targhe rilasciate dalla polizia serba. Il traffico passeggeri procede normalmente senza restrizioni. La decisione di vietare l'importazione di merci serbe fa seguito all'arresto di tre poliziotti kosovari da parte della polizia di Belgrado. Euronews.com. Trasporto merci elettrico è possibile presto anche in Italia. Il trasporto merci su gomma rappresenta il 2% dei veicoli in circolazione, ma è responsabile di oltre un quarto delle emissioni del trasporto stradale europeo. Per questo l'Unione Europea sta fissando obiettivi sempre più sfidanti per decarbonizzare il settore, un processo che richiederà un notevole impegno da parte dell'industria, sottolinea Motus. E per promuovere questo passaggio occorrono formazione, modifiche ai modelli operativi e investimenti. Ma da due report elaborati da Motus.e sull'elettrificazione del trasporto merci, Roadman per l'elettrificazione del trasporto merci su strada, realizzato insieme a FIT Consulting e che fa il punto della situazione sulla transizione del trasporto su gomma, le infrastrutture di ricarica per il trasporto merci elettrico, che si concentra sulle colonnine di ricarica, elemento decisivo per rendere possibile la transizione, emerge che con un'adeguata politica incentivante, infatti, sarebbe possibile immatricolare due veicoli elettrici su tre già entro il 2030, anche in considerazione del fatto che oggi l'80% di questi mezzi viaggia in media meno di 70 km al giorno. Greenreport.it. Nasce a Venezia l'Accademia del Mare e della Logistica. È nata la prima Accademia del Mare e della Logistica, frutto dell'acquisizione da parte dell'ITS Marco Polo dello storico consorzio di formazione del personale marittimo VEMARS, Venice Marmite School, con sede a Santa Marta. Con l'operazione all'istituto integra nella propria offerta la formazione qualificata per il mondo mare, terra e logistica, una delle prime realtà in grado di costruire una figura molto ricercata dal mondo del lavoro. Da una scuola di eccellenza ad alta specializzazione a un salto di qualità riconosciuto non solo dai partner, ma a livello europeo, in quanto associato a Europass, commenta il presidente della fondazione ITS Marco Polo Damasco Zanardo. VeneziaToday.it. Pullman nella scarpata in A16, sale a 4 il numero degli indagati. Incidente sulla A16, sale a 4 il numero degli indagati. La procura di Benevento contesta il reato dell'omicidio stradale al conducente del Pullman GS e a PG, attuale responsabile RUP, unico procedimenti di ASPI per la sostituzione barriere per conto della direzione del sesto tronco EO, progettista ditta esterna di ASPI, MIGF, ex funzionario ASPI, responsabile piano progettazione e sostituzione barriere laterali. Quest'ultimo nel 2018 si occupò della progettazione dei lavori di manutenzione di quel tratto, iscritti nel registro degli indagati come atto di garanzia. Il 21 giugno alle 10:30 verrà conferito l'incarico al medico legale Emilio Doro per l'esame autoptico da eseguire sul corpo del 27enne senegalese trovato privo di vita nella scarpata del tratto autostradale. Accertamenti fondamentali per stabilire con assoluta certezza le cause del sinistro ed eventuali responsabilità. L'avvocato Guerino Gazzella ha nominato il medico legale Otto Macchione come consulente di parte che prenderà parte agli accertamenti irripetibili. La Polizia Stradale ha provveduto la scorsa settimana anche al ritiro della patente per GS, conducente del Pullman Flixbus, finito fuori strada ed indagato per lesioni e omicidio stradale. Il suo legale, Guerino Gazzella, subito preannunciò di fare ricorso. 8pagine.it. Spaventoso incidente in Canada, 15 morti nello scontro tra un camion e un bus di anziani disabili. Il mezzo dedicato al trasporto di anziani disabili si è scontrato con un camion all'incrocio di un'autostrada in una zona rurale della provincia di Manitoba. Ci sono 15 morti e 10 feriti. Almeno 15 persone sono morte nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno, dopo che un camion si è scontrato con un autobus che trasportava anziani disabili in una zona rurale della provincia canadese di Manitoba, secondo le autorità locali. Il mezzo di trasporto era diretto a sud dell'autostrada 5, nei pressi di un casinò vicino alla città di Calgary, mentre il seminimorchio era diretto a est sull'autostrada 1, ha spiegato l'ufficiale della Royal Canadian Mounted Police, Rob Larson, in una conferenza stampa.
fanpage.it. La strada verso la transizione ecologica non è quella in base ai camion. Mentre i cambiamenti climatici e lo smog richiederebbero di spostare il trasporto di merci dalla gomma al ferro per ridurre le emissioni di gas serra e di gas nocivi per la salute, in Italia è boom di mezzi pesanti. Tra il 2000 e il 2020 il parco circolante degli autocarri per il trasporto merci e per uso speciale ha toccato la quota record di 5 milioni unità. Rispetto al 2000, quando erano 3 milioni, la crescita è di oltre il 52%. Sono i dati diffusi dall'Osservatorio sulla mobilità sostenibile di AIP, Associazione Italiana di Costruttori Pneumatici. La regione con il parco autocarri più sviluppato è la Lombardia, 738.000, seguito da Sicilia, 431.000, Veneto, 425.000 ed Emilia-Romagna, 415.000. Il Fatto Quotidiano.it. Calcinate, schiacciato dal camion mentre pulisce il cassone, muore operaio. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio di 54 anni, residente a Calcinate. La disgrazia intorno alle 18 all'interno di una cava in via Monte Misma, nella zona artigianale del comune dal confine con Cavernago. Secondo le prime informazioni, l'uomo, residente in un paese dipendente dalla ditta Milesi Sergio, sarebbe stato schiacciato dalla sponda di un camion mentre stava pulendo il cassone. Un impatto violento che alla fine non gli ha dato scampo. Ancora non è chiaro se in quel momento il 54enne fosse solo mentre stava seguendo la pulizia del cassone del mezzo pesante. Scattato l'allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l'automedica e l'ambulanza per prestare soccorso al ferito. Ma quando il personale medico ha raggiunto il luogo dove si era verificato l'infortunio, per il 54enne purtroppo non c'era più nulla da fare se non verificare il decesso. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo e i colleghi della stazione di Calcinate e i tecnici di ATS per costruire la dinamica dell'incidente. È stato avviato il magistrato di turno. Il Giorno.it. Cisterna di Latina, camion contro furgone, morto un 62enne. Un incidente mortale si è verificato in via Nettuno, al confine tra Cisterna e Latina. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, un camion dell'Iveco si è scontrato frontalmente con un furgone Ducato, il cui conducente è morto, aveva 62 anni. Coinvolta anche una terza auto in una Hyundai Kona, con a bordo una donna di mezza età, trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, al pari del conducente del camion, entrambi feriti, ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, intervenuti anche con un'ambulanza, diversi camion dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico per oltre 2 ore, poi la circolazione è tornata regolare. La Repubblica.it. Roma rapiva i camionisti con il fucile a canne mozze, arrestato trentenne. Grazie alle telecamere di videosorveglianza della stazione di benzina hanno individuato la macchina del bandito utilizzata per far perdere le proprie tracce. Sorpreso dalla reazione della vittima, incassato dalle telecamere di videosorveglianza, l'allarme per una tentata rapina era scattato la mattina del 5 maggio al distributore di benzina lungo la via Ardeatina, all'altezza di Vino Amore, quartiere a sud della capitale, dove un camionista è stato avvicinato da un rapinatore armato di fucile a canne mozze. «Dammi soldi o sparo», ha intimato. Ma la vittima, invece di consegnare il portafoglio, ha reagito ingranando la marcia e andando via. Al malvivente non è rimasto altro che allontanarsi a bordo della sua auto e senza bottino. La vittima ha subito allertato le forze dell'ordine. «Sono stato aggredito da un uomo armato e pericoloso. Mi ha puntato la canna del fucile per rapinarmi», ha riferito ai carabinieri del vicino comando di Pomezia, comune dalle porte della capitale. Il Messaggero.it. La regione aiuta i camionisti siciliani, ticket dimezzato sui traghetti. La regione mette sul piatto contributi per dimezzare il costo del traghettamento a carico degli autotrasportatori siciliani. Ma i padroncini rilanciano ritenendo insufficiente la manovra appena varata dalla Giunta e chiedendo di indirizzare gli aiuti sugli incentivi all'acquisto di biglietti per le navi, per evitare di percorrere la Calabria e risparmiare così sul carburante. E così un provvedimento della Giunta, nato per tendere una mano a uno dei settori più nervosi, finisce per aprire una nuova vertenza. Il provvedimento, posto dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, è piuttosto semplice. La Regione, negli anni di Mesumeci, aveva già stanziato un budget per abbattere il costo del traghettamento. Inizialmente sul piatto c'erano 10 milioni ridotti poi a 3 perché il bando che dettava le regole per ottenere gli aiuti era stato un fallimento. Appena 165 mila euro investiti, gli altri soldi rimasti nel cassetto. Giornale di Sicilia.it.